Ottone, Tino, Ottone, voglio otto, ho fame di Ottone. Ottone? Sì, un paio di mesi fa è passato agli onori della cronaca il ladro dei pomelli di Ottone nei palazzi. Ah, davvero? Sì, Tino, questa è una cosa che a te è sfuggita. C'è stato un po' di clamore mediatico. E noi, che siamo dei... Non fraintendete. Assolutamente. No, perché il gesto si può fraintendere. Che siamo dei segugi. Ecco, ti vedo a me. Lo abbiamo trovato, Tino. L'ottone? No, l'ottone . Sta dappertutto. No, abbiamo trovato quel che gratta. Sì, abbiamo l'immagine. Lo vedi? Tac! Eccolo qua. Lui è quel dell'ottone. E siamo... Prego, signora. Ma... Se vuole le apriamo. Attento ai pomelli di ottone della porta, dei portoni, perché c'è un signore che... Non ho capito. Attenta ai pomelli di ottone, dovesse averne da qualche parte, perché c'è un signore che li va smontando, eh? Ah! Faccia attenzione. Grazie. Prego. Pubblica utilità, Tino. Ti senti ogni tanto utile al mondo? Ti senti utile? Qualche cosa. Beh, noi l'abbiamo beccato, ve l'abbiamo fatto vedere. Sta lì. E quindi fate attenzione, perché sparisce l'ottone. Il problema sai qual è? Non ci sono denunce. L'ottone. E il novone? Dovrei andarmene, ma non lo faccio, perché avevo un'altra cosa da dire, sennò me ne sarei già andato, Tino. Volevo dire che non ci sono molte denunce, seppure, perché torniamo sull'argomento, perché pare sia tornato in azione. Sì, il ladro di Ottone. È diventato novone. Non è che lui di Ottone. È perché, essendo un costo risibile quello del pomello, no? 30-40 euro, dipende, se farà fare pur 25, la gente per quella cifra non denuncia, no? Però questo va, cammina così, perché mettere tutte le cose di ottone e ti fa la schiena curva, capito? Quindi fate attenzione ai pomelli di ottone, perché spariscono.